Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sono in pigiama stavolta. Scusate, che mangio ma sono distrutta. Ho trovato da casa che sono le 6 più o meno di sera. Stamattina non so che ora che sono fuori, perché sono andata all'università tutto il giorno, sono andata a fare varie commissioni. Che adesso appunto vi farò vedere. Tra l'altro sono un genio perché le cose che ho fatto sono sotto il piedistallo che tiene in piedi tutto. Vabbè, andiamo con ordine e poi le tirerò fuori. Allora, mangio dopo, magari che dite? Scusate, avevo fame. Un genio perché il mio piedistallo è l'acqua che devo bermi. È la roba che vi devo farvi poi vedere. Sto per incoglionire oggi. Allora, sono andata all'università stamattina verso le 9, che ho perso pure metà ora di storia romana. Se lo state chiedendo, le mie sopracciglia sono tinte. Comunque, ho tutto il giorno all'università, ho cambiato anche piano carriera. Perché queste cose vabbè, le farò poi in un altro video proprio specifico per l'università, che è un po' più complicato. Quindi diciamo ho fatto gli acquisti per la scuola, appunto. Mi sono andata all'università, devo fare gli acquisti per la scuola perché molte cose non le ho più, altre cose le devo buttare, sono tutte vecchie. Allora iniziamo con la cosa più semplice. Allora, ho preso giusto due quadernini molto easy, sono così dove io ci scrivo gli appunti, che sono a quadretti. Che mia madre era rincoglionita. No, scherzo, ho sbagliato. Devo cambiarli molto bene. Mi ha preso uno a quadretti. Penso che mi abbia preso per logica, ma adesso io non faccio più logica, faccio inglese. Vabbè, uno è a quadretti. Andrò poi a cambiarlo. Comunque, due quadernini, stavo dicendo, che poi uno andrò a cambiarlo, che sono molto semplici, dove io scrivo gli appunti. Adesso il mio attuale quadernino è un'agendina che sarebbe dove è finita. Attualmente è questa qua che ho preso, che ovviamente è molto più bella, ovviamente, non so che è bella. Però ovviamente visto che adesso sono disoccupata momentaneamente, la crisi, ho preso questi quadernini visto che devo usarli come quaderno di appunti, perché questa qua era tipo un'agenda. Poi non avevo il quaderno, allora ho iniziato a scrivere in quella specie di agenda. Poi ho trovato finalmente la mia agenda, e quindi ho scritto sull'agenda. È una storia molto lunga. Comunque, diciamo che adesso il quadernino odierno è questo. Che è molto carino, tiene un po' di tutto, però quando finirà questo prendo due quadernini, questi qua, che uno andrò a cambiarlo perché li voglio tutti a righe. Ecco. E poi, pagati tipo forse 1 euro l'uno, non mi ricordo nemmeno, forse anche meno, 80 centesimi. Poi, sono andata da Tiger, guarda che bella busta, è bellissima. Uno di voi ce l'avrà per Natale questa busta. Allora, ho preso da Tiger, vediamo un po', a parte il Deplian, che c'è il calendario dell'evento, non so, etichette regalo per calendario dell'evento, interessante. Poi fa vedere il Deplian di Natale, molto carino, dai, poi dopo me lo guarderò con calma. Tiger, non mi pubblicizza, non mi paga Tiger, anzi, vorrei essere assunta. Allora, ho preso prima di tutto questo qua che è il motivo principale per cui sono entrata, che è il portadocumenti che utilizzerò per la scuola rigorosamente nero. Che praticamente è fatto così, adesso lo faccio vedere. C'è anche un affare dentro, vabbè. Fatto appunto così, dentro è fatto così a fisarmonica, è fighissimo. Invece è un casino perché così lo posso utilizzare in giro, vi faccio vedere. In giro ci metto tutte le cose di scuola, è fighissimo, piace tantissimo. E poi appunto è una specie di cartellina alla fine, solo che quella che ho io è antidiluviana. Cosa posso? Ah, si apre le etichette, non perdiamolo. Ho capito cosa serve. Ora dovrei metterlo dentro. Serve per inserire divisori, le varie materie o che cosa vado a metterci dentro, perché ci terrò anche i curriculum. Ok. Questo qua l'ho pagato. Andiamo a controllare. Allora,
documenti ho pagato 3 euro. Mettiamolo da qualche... metto qua sopra. Poi ho preso, visto che ci sarà poi con mia mamma e del mio ragazzo, ho preso queste bacchettine che le utilizzerò poi per i vari compleanni, che sono quelle lì che rompete e diventano fluo. Queste qua le ho pagate, se non sbaglio, 3 euro. Ce ne sono 8 dentro, mi piacciono un casino. Chissà come si aprirà poi. Penso da qua. Ah, sono in celofanato, ok. Non voglio romperle perché così poi diventano fluo. Iniziamo bene, Sara. Le faccio tardi. Non rompiamo niente. Ok, non le tiro fuori perché ho paura che poi le rendo fluo, no? Sono ancora tutte attive, perfetto. Le tirerò fuori solo quando mi serviranno. Questi qua sono poi gli attacchini per far diventare dei braccialetti. I bastoncini. Ok. Le rimettiamo dentro. Perché io le avevo prese, ma le avevo pagate di più. A questo punto le ho prese le prendo la Tiger. Se riesco a ficcarle dentro, ok. Questo qua le pagate 3 euro. Ce ne sono 8 dentro, quindi va bene. Mettiamo sempre da parte. Non c'entra niente con la scuola, lo so, le ho prese. Lo che c'è poi ho preso. Allora, devo conservare lo scontrino e vincere qualcosa. Conserviamolo, questo qua partecipa al concorso di non so che cosa, beh, lo tengo. Ho preso queste salviettine che adesso andremo a provarle. Si chiamano deodorante qualcosa, non so cosa siano. Salviette deodoranti. Proviamone una. Ma quanto dà un po' schifo? Non ho capito se devo stregarle sotto l'ascella o posso usarle come salviette normali, perché il mio intento è di usarle come salviette normali. Davvero buono. Queste le pagate 1 euro. Se avete deodoranti, 1 euro. Perfetto, io adoro le salviette. Perché quando vado in giro le uso molto. Quindi ho preso questo piccolo pacchettino. Non ne ha tantissime salviette dentro, ovviamente, però. Le prese. Così almeno mi pulisco le mani. Perché per la scuola, appunto, quando vado, non posso tirare fuori il pacchetto gigante che uso normalmente. Era più portatile. Poi ho preso questi qua. Sono degli evidenziatori colorati che adesso andrò poi a tirare fuori. Devo comprarmi un portapenne per la scuola, ma che non sia troppo gigante. Ho preso questi qua, gli evidenziatori, set 4, pagati 2 euro. Sono carini, veramente 1 euro, meno di un punto, pagate 2 euro, 15, 4, 101. Adesso li apriremo insieme. Se riesco ad aprirle. Ho qualche problema nell'aprire le cose. Se non aveste notato. Devo fare anticipo. Dovrebbe essere forbici. Passavo a spaccare la cosa. Allora, vediamo un po' come sono. Poi facciamo una prova di colors. Verde. No, sono carini, dai, sono come delle pennine. Che senso però? Allora, rosa, poi ve lo faccio vedere. Arancione, ha una punta un po' strana, però mi fa un po' senso se ce la posso fare. Ok, vediamo il giallo. Il giallo è più importante, che quello sarà quello che userò di più. Molto bene, il giallo mi piace molto, è più fluente. Se si chiudesse bene l'arancione già si chiude al muso. Allora, così qua è come viene. Non so se lo vedete bene, spero di sì. Ok. Però è carino, mi piace. Questo qua se lo provate. Allora, le metto poi da parte. Sostanzialmente le rimetto qua dentro. Già se ne è aperta una. Molto bene. Non ho dei tappucci che fanno un po' schifo, però devo dirlo. Questo si pretende a 2 euro. Poi questa parte la buttiamo e mettiamo questa qua. Voilà. E ho preso anche questi qua. Poi ah, queste non me le ricordo, ho preso le pile. Ho preso le pile perché tutto quello che ho in camera va a pile. Questo qua, se non sbaglio, speravo che sia lo stick. No, allora. Se sono 2 euro.
No, 1,50 euro le pagate. Buono. Ah, spero che siano quelle giuste. Controlliamo subito. Vi faccio vedere. Allora, spero che siano quelle giuste. Sì, in teoria sono quelle giuste. Allora, vediamo un po'. Le metto subito. Meno male, sono quelle giuste. Adesso vi faccio vedere cosa servono. Sì, c'è una cosa che sta cadendo lì. Ah, mi si sono scaricate tutte le pile della casa. Io ho molte cose che vanno a pile, soprattutto le lucine. Quindi andiamo subito a mettere le pile dentro, vediamo se funzionano. Number one, number two, tanto sono tutte così. Voilà! Ho Che bella. finalmente si illuminano. Ah, una pila l'ho messa male, ecco perché. Ok, perfetto. Si scaricheranno ovviamente subito, però per quello che costano. Voilà. Adesso ho le lucine. Ora le spegniamo. Già questa batteria la vedo male. Ora un altro due che poi le metterò da parte. Poi ho preso una cosa che non vi posso far vedere, però perché mi servirà per il compleanno del mio ragazzo e di mia madre. Quindi, e poi niente, ho preso la borsettina che l'ho pagata in euro. Perché così la posso riutilizzare, perché è carina. In totale ho speso 13,50 euro. Da poi più l'IVA che altro. E ho preso appunto questa cosina qua. A parte le cortiche, allora lasciamo poi questo qua che devo giocare per vincere una fortuna. Rimetto tutto qua dentro. Perché così poi. Allora, rimettiamo tutto dentro la mia busta, perché poi sistemiamo tutto bene con calma. Le sabbiette, ne userei un'altra perché ho toccato le pile. Già sono finite le sabbiette, non scherzo. Ok, questa la tengo da parte così la riutilizzo. Un po' bagnate. Allora, lo scontrino lo metto da parte insieme a questo, che poi devo giocarci. Allora, le bacchettine anche. Posto che poi mi servono. Sono piene di buste in camera, non immaginate quante. Poi le altre cose che ho preso sono sotto qua. Adesso vorrei farlo vedere, aspetta se riesco. Ecco appunto, ok, ha ripreso il video. Allora, non si sono rovinati, no? Visto che non li ho anche pagati una certa polvere. Allora, fatti oggi sono praticamente i miei, diciamo, le mie dispense dove studierò. Ho scritto corso di laurea in filosofia anno 2019-2020, storia della filosofia antica, Federico M. Petrucci, sempre il professore. Come funziona l'universo? E appunto è stata rilegata in verde. Ecco, tra l'altro la copisteria è fantastica, perché si trova a Torino e si chiama, la copisteria si chiama tipo copis, no, così, Spinter, una cosa del genere. Devo cercare quello scontrino. Fantastico perché hanno già delle dispense e tutto, visto che ho perso un po' di lezioni, mi sono stampato tutto. È scritto comunque abbastanza bene. E ci sono tutte, da lezione 3, tutto comunque una cosa fatta molto bene. Io me la leggerò con tanto ardore. Adesso noi siamo arrivati, pure Platone. Allora, una lezione io mi sembra di averla già fatta. Cioè, quelle lezioni le ho già fatte. Devo solo poi capire quelle che ho fatto e me le segno. Comunque, questa qua. Ah, ho capito, è la polverina che viene fuori perché mi hanno bucato qua. Comunque, fatta così. Vi faccio vedere poi come è fatta dentro. Farò un esempio fatta così. Varie pagine e poi rilegata anche dietro. Una nota rilegata. La polverina viene fuori dal fatto che questi buchi fanno così. E quelli sono nuovi, quindi la carta. Cioè, uscito, i pallini di carta. I colori li ha scelti lui, però mi va bene lo stesso. Poi, invece questo qua è sempre del suo professore, che però è un'altra materia. Che appunto è sempre i classici, sono i classici della filosofia. Il professore è sempre Petrucci, si chiama. Il corso di laurea sempre filosofia. E invece in questo caso un po' più grandicello lo vedo, ed è così, perché sono letture praticamente, i classici sono letture, infatti c'ho l'introduzione del corso, poi parla di Socrate, infatti c'ho anche il libro io, poi ve lo mostro, e appunto sono tutte delle letture, tipo così vi faccio vedere, sono tutte delle letture,
Anche questo qua dietro è rilegato così. Questi due insieme li pagate 11 euro qualcosa più o meno. Che sono appunto i miei due dispensa che dovrò leggermi. Ovviamente con delle letture consigliate. Che ho preso questo qua tra l'altro. Se faccio vedere che ce l'ho sempre in borsa. Sto finendo di leggere. Ecco qua. Che si chiama Platone Simposio. L'ho comprato in una libreria normalissima. Alcune parole non capisco cosa dicano. Sono sincera. E boh, devo finirlo di leggere. Infatti si vede che ho un po' usacchiato perché lo sto portando a spasso. Niente, questo qua ci sono le mie cose di scuola. Questo è finito, sì. Ho finito. Mi ripulisco di nuovo le mani. Però che lo lascio dare la solidarietà. Ok. Sì, questo qua tu l'ho preso. Ho anche la cartellina dove ho stampato il curriculum, però non hanno niente a che fare con l'università, quindi... Ho stampato anche gli appunti di storia romana, ma sono pochi appunti, quindi non è che ve li faccio vedere. Mi faccio vedere tutto quello che stampo. Comunque questo è quello che ho comprato per la scuola, perché poi mio amore mi ha regalato la penna, per una penna per cui scrivere, che adesso in questo momento non ho, perché ce l'ho imboscata in borsa, fatta come di panda. Ve la faccio vedere se riesco. Non l'ho presa io, però... Allora. Premetto che non ho... Sì, qua ho lasciato aperta che c'ho la coperta sotto. Premetto che questo è il mio portapenne momentaneo. Allora, dove ho i pen driver e vari cose. Tra cui anche le salse da mangiare. Che adesso te dirò. Che sono andata a mangiare da Burger King perché avevo fame. Mi è arrivato il ciclo, quindi lasciamo perdere. E come sto facendo la dieta comunque. No, però ho mangiato solo il wrap. E poi avevo preso in giro le patatine con le salse, ma le salse non le ho mangiate. Ah, comunque, cosa bella, bella ragazza, il mio ragazzo. Guardate com'è bella, c'è un pandino, perché c'è un panda. Guardate quanto è bella. Ed è fatta così, è tipo gel. E quindi quando è la utilizzo. Faccio vedere come scrive anche. Che scrive così. Molto bella, mi piace molto. Poi c'ho la mia penna, quella che scrivo sempre, che è caduta nella borsa, non la trovo più. Avevo anche una matita che non trovo più. E poi ho questo specie di righello. Dove una volta vi erano attaccati questi segnalibro che poi utilizzerò nei vari appunti che avrò per l'appunto, che non tanto non sono più attaccati. Poi ho due pen driver e il bavaccino che si è staccato dall'altra penna, che è questo qua. Tanto se passa tutto mischiato poi lo cambio perché è rosa, che è questo qua, una specie di tigre, si è staccato. Ora metto nel panda. Devo comprarmi un altro portapenne, lo volevo molto simile. Quasi quasi penso che riesumerò quello vecchio che usavo, non quello a scuola perché era una patacca enorme così, ma proprio una bustina, cioè una cosa molto semplice volevo, perché tanto uso solo una penna, massimo una matita, evidenziatori, quindi volevo una cosina più piccolina. E niente, quindi questo portato sta pure morendo. Per dei pezzi. Che era una volta era per mascare quello, ma non l'ho mai utilizzato. E niente. Questo è tutto, io vi saluto e il video è durato abbastanza, spero che i miei acquisti per la scuola vi siano piaciuti. Ci vediamo nel prossimo video.